Un percorso quaresimale in quattro tappe itineranti che raggiungono i vari punti della diocesi. In questo modo il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, accompagna i fedeli in questa quaresima. Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia, le tappe del percorso, ognuna dedicata ad una fase del sacramento della riconciliazione. Quattro le cose fondamentali da fare e da vivere secondo il catechismo della Chiesa Cattolica, ha spiegato il vescovo. Fare bene l'esame di coscienza, coltivare in noi il dolore dei peccati commessi con il proposito di non commetterne più, fare l'accusa sincera dei peccati davanti al confessore e quarta cosa, accogliere l'assoluzione con cuore fiducioso facendo la penitenza indicata. Nel primo incontro, tenutosi presso la parrocchia di San Caterva a Tolentino, a guidare la riflessione sono stati alcuni versetti della parabola del figlio prodigo, tratta dal Vangelo di Luca, per introdurre gli elementi necessari ad un buon esame di Il vero coscienza. esame di coscienza, guardate, non è una tortura, ma prima di tutto è uno scendere con il pensiero nel proprio intimo. Nella parabola si dice che quel ragazzo rientrò in se stesso. Scendere con il pensiero nel proprio intimo, iniziare un dialogo interiore con la propria coscienza per rileggere il proprio passato e non necessariamente solo le cose brutte. Allora, questo è il primo passaggio dell'esame di coscienza. La tradizione spirituale lo chiama la confessio laudis, la confessione di lode. Il Cardinal Martini la descriveva così. La confessio laudis risponde alla domanda dall'ultima confessione. Quali sono le cose per cui mi sento di dover maggiormente ringraziare Dio che mi è stato vicino? La tradizione, dopo la confessio laudis, lodare Dio, la chiama confessio vitae. Guardare la vita adesso, la nostra vita di peccatori, che non è una gran vita. Io non sto bene adesso per le mie scelte sbagliate. Questa è la parola vera che dobbiamo dirci. La confessio vitae può partire dalla domanda, dall'ultima confessione, cosa c'è in me che vorrei che non ci fosse. Se questo dialogo è fatto con verità, noi avremo schifo del male e davvero desiderio di andare verso Dio. Quest'ultimo passaggio si chiama confessio fidei. La confessio fidei è la preparazione a ricevere il perdono di Dio, è la proclamazione davanti a Dio: credo, Signore, che tu mi puoi perdonare. Esaminare bene la coscienza, fare un buon esame di coscienza, è il primo fondamentale passo per celebrare bene il sacramento della riconciliazione. Se uno ha 35 minuti per confessarsi, è meglio spendere 20 minuti per fare un buon esame di coscienza, dopo in 5 minuti te confessi, non è un problema. Preparare bene il cuore.